Nel territorio di Teano, nella valle del fiume Savune, le testimonianze archeologiche risalgono al Paleolitico. Le tracce delle loro abitudini sono tuttora visibili nell'evoluzione della specie. Di Teano, già dal III secolo a.C., esisteva un'importante zecca che coniava una propria moneta, sia in bronzo che in argento. E per fortuna aveva un certo peso. Il territorio teatino, nel IV secolo a.C., è stato teatro della sanguinosa guerra latina, che vedeva contrapporsi i romani ai sanniti beneventani, che di certo non andavano molto d'accordo, un po' come accade oggi in alcune circostanze. Una delle sale del museo è dedicata alla Dea Publiuna, protettrice del mondo rurale e dea della fertilità, alla quale i fedeli rilasciavano offerte e monili. E pare che il suo influsso sia ancora potente da queste parti. Il museo raccoglie una delle collezioni più significative di pittura vascolare del territorio, che raggiunse proprio in questi luoghi i più alti livelli di qualità artistica. Molti di questi reperti si conservano ancora perfettamente integri. Terra di storia, arte, cultura, obbedisco e uomini d'altri tempi.